Oggi lanciamo a Roma il primo programma di accelerazione internazionale che decide di sbarcare in Italia. È il primo programma di accelerazione che opera su scala globale ed indipendente che si occupa di un settore strategico per il nostro paese e per il futuro del nostro pianeta, il food tech, cioè il settore delle tecnologie che andranno a innovare il nostro modo di produrre, vendere, distribuire, consumare il cibo nel futuro, in un futuro dove tra l'altro ci saranno importanti questioni di sostenibilità, di sicurezza, di certificazione e via discorrendo. Oggi con Startup Bootcamp FoodTech partiamo ufficialmente alla ricerca di startup che operano nel FoodTech. È una ricerca che noi estenderemo in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è di raccogliere almeno il 70% delle domande di partecipazione da fuori l'Italia, perché noi crediamo che il vero segreto per la crescita dell'ecosistema industriale italiano è quello di essere in grado di attrarre e portare in Italia imprese innovative di giovani ma anche meno giovani che possono servire l'industria italiana o anche aggiungersi a ciò che l'industria italiana, l'industria dell'eccellenza nella produzione del food dell'Italia già offre. Gambero Rosso ha visto in Startup Bootcamp la grande opportunità per il settore e per l'Italia immediatamente. La prima volta che l'amministratore delegato Peter Kruger me ne ha parlato, ho detto dobbiamo farla. Da allora ci siamo impegnati, in particolare il Gambero si è impegnato a dare una strategia credibile per i nostri partner internazionali, si è impegnato nel costituire un gruppo di investitori coerenti allo scopo di questa attività e non a caso siamo tutti diversi. Noi siamo investitori, io sono stato richiesto dagli altri investitori di essere il presidente di questa iniziativa, lo faccio con grande orgoglio e grande determinazione perché Startup Bootcamp è la risposta a Silicon Valley. 60 anni fa si produceva ed eravamo famosi nel mondo per l'olio di oliva, oggi siamo famosi nel mondo come settore per l'olio extravergine di oliva, grazie alla tecnologia della trasformazione di un prodotto così sacro e naturale che è l'oliva e l'olio che ne viene fuori. E questo è food tech. Ecco cosa vuol dire un'applicazione tecnologica al food. Ad esempio metterei nel food tech anche un sistema di raccolta meccanico che permette di velocizzare la raccolta di un frutto come il nostro, l'oliva, che se velocemente viene poi molito nel frantoio darà sicuramente il meglio del meglio che può grazie alla velocità con cui viene raccolto. Il food tech è un filone di investimento direi interessantissimo, è stato probabilmente un filone che non è stato colpito immediatamente dall'innovazione digitale, cosa che sta avvenendo. Ricordo un dato: nel mondo si è investito nel food tech per oltre 5 billion di dollari e noi in Italia, essendo leader in questa specifica attività, siamo partner di questa iniziativa che è proprio l'unione di questa nostra competenza italiana, ci auguriamo, con i grandi capitali stranieri. Questo programma ha una caratteristica peculiare, ossia che in ogni città dove replica il suo modello di accelerazione si dedica a un tema molto molto specifico. E quindi poi l'idea di portare qui a Roma il tema food tech l'ho trovato assolutamente appropriato e molto intelligente. Stiamo cercando startup da tutto il mondo, già in stadio avanzato, con già l'idea pronta, il team pronto, idealmente 3-4 persone con già l'idea che vogliono accelerare, cioè vogliono diventare adulte, entrare sul mercato rapidamente, e noi in poche settimane offriamo un programma finanziato per venire in Italia, perché le vogliamo idealmente da tutti i paesi, e verranno a Roma, a San Giovanni, e vogliamo imprese di tutti i tipi del settore food tech.